Bella bros e benvenuti in questo nuovissimo video sul mio canale. Oggi sarà la parte 0 di quella che sarà la prossima serie del canale, cioè la Apocaloc Challenge. Ho controllato, sarei il primo in Italia a farla. E adesso vi vado a spiegare cos'è. È una variante ovviamente della Nuzloc, della famosissima Nuzloc che abbiamo provato già 3 volte sul canale, riuscendoci una volta e fallendo ben 2. Cosa succede? Quali sono le varianti di questa versione? Praticamente noi ci dobbiamo immaginare, ok, uno scenario apocalittico. E in questo scenario apocalittico ogni Pokémon della mia squadra avrà un ruolo predefinito. Lo scenario apocalittico viene scelto con un numero da 1 a 6, usando o un generatore casuale di numeri, che sarà quello che useremo, quindi usando il sito random.org, oppure semplicemente con un dado a 6 facce. Le possibilità sono: se otteniamo 1 avremo lo tsunami e potremo usare soltanto Pokémon di tipo acqua, erba, volante o drago. Con il numero 2 avremo l'ondata di caldo, quindi praticamente afa, e potremo usare soltanto Pokémon di tipo fuoco, elettro, roccia e terra. Lo scenario numero 3 prevede praticamente una tormenta di neve e quindi i Pokémon disponibili saranno quelli tipo ghiaccio, ovviamente, acciaio, lotta e buio. La possibilità numero 4 ci presenta una guerra nucleare, quindi uno scenario appunto post-guerra, dove avremo disponibili Pokémon tipo coleottero, psico, spettro e veleno. Nel caso ci esca il numero 5, avremo subito praticamente un'invasione di meteoriti e quindi i Pokémon disponibili saranno di tipo buio, roccia, terra e spettro. L'ultimo scenario apocalittico è il pandemonio, e in cui potremo scegliere Pokémon di tipo acqua, volante e veleno. Ora, eccezioni sono i Pokémon di tipo normale che sopravvivono in ogni apocalisse e i Pokémon di tipo folletto che non sopravvivono in alcun tipo di apocalisse, quindi noi non potremo prendere alcun Pokémon tipo folletto, ma questa cosa va già esclusa a priori perché noi giocheremo questa Apocaloc su Pokémon bianco 1, ovviamente, non 2. Un'altra cosa è che lo starter sarà esente da questa regola di cattura, però andremo noi a determinare prima quale sarà lo scenario apocalittico, in modo anche da vedere quali tipi di Pokémon potremo catturare e quindi anche basarci e controbilanciare prendendo uno starter di un tipo sicuramente differente. Ora, come abbiamo già introdotto prima, ci saranno ruoli ben definiti per ogni membro della squadra e li andiamo a vedere. Sempre assegneremo i numeri sempre con un generatore di numeri o col dado. Noi lo faremo già detto con il generatore di numeri. Se uscirà il numero 1, assegneremo a quel Pokémon il ruolo di passeggiatore solitario. Questo Pokémon non potrà essere ritirato dalla battaglia. Una volta che entra in battaglia, la deve finire lui. Numero 2, e quello duro a morire, sarà quello che può addirittura andare KO per ben 3 volte. Dopo questo poi lo dovremmo liberare, come tutte le Nuzlocke. Ovviamente ogni volta che ci muore un Pokémon lo dovremmo liberare. Numero 3, il diciamo sopravvissuto impaurito, e non possiamo usare strumenti su questo Pokémon, né durante la lotta né al di fuori della lotta. Quindi secondo me questo è veramente il più difficile da gestire, eh? Il numero 4 è il sopravvissuto fortunato, e questo non ha assolutamente condizioni speciali, né positive né negative, è un Pokémon normale. Il numero 5 sarà il vero sopravvissuto e può essere catturato nonostante le restrizioni tipo che stabiliremo con lo scenario apocalittico. Nonostante, diciamo, la regola direbbe che non lo potremmo catturare se è un Pokémon tipo folletto, ma siccome qui abbiamo già detto che i folletti non ci sono, non ci possiamo nemmeno, non ci dobbiamo nemmeno porre questo problema. Il numero 6 sarà il sopravvissuto un pochino ammalaticcio ed è quello che potrà usare soltanto 3 mosse in tutto il gioco. Non avrà, o meglio, avrà la possibilità di imparare una quarta mossa, ma non la potrà usare. Quindi queste sono le regole. Quindi come sarà impostata? Noi all'inizio della parte 1 sceglieremo, o meglio, non è che sceglieremo, sarà casuale appunto quale scenario apocalittico uscirà. In base a queste, quindi ai tipi di Pokémon che potremo catturare, io sceglierò lo starter, poi, che abbiamo detto è esente dalla regola di cattura. Lo starter, poi, avendo ottenuto lo starter,
genereremo un numero sempre da 1 a 6, tranne ovviamente il numero 5 non ci può uscire perché il numero 5, che è il sopravvissuto vero, può essere catturato nonostante le restrizioni tipo, ma questa è già una regola che è presente per lo starter di Pokémon, quindi lo starter sarà un numero dall'1 a 6, escluso il 5. Ogni volta che poi andremo a catturare un Pokémon in ogni percorso, ovviamente per ogni percorso noi dovremo andare a guardare quali dei Pokémon possiamo catturare, perché visto che ci sono le restrizioni tipo non li potremo catturare tutti. Quindi guarderemo quelli che possiamo catturare. Il primo Pokémon di quelli che possiamo catturare che incontriamo sarà quello da catturare. Se lui ci fugge, oppure lo mandiamo KO, oppure ci finiscono le Pokéball, non potremo più catturare Pokémon per quel percorso, per quella grotta, per qualsiasi area, diciamo. Come già detto, se un Pokémon ci va a KO, lì finirà cioè finirà l'avventura di quel Pokémon. Se tutti i Pokémon ci andranno a KO, finirà la Pokalock. Tranne, abbiamo già detto, per quello dura a morire, che può andare a KO 3 volte. E ci dovremmo giocare molto bene queste, diciamo, 3 vite, di questo Pokémon. Quindi questa è la Apokalock. Io vi dico veramente col cuore, questa secondo me è la serie che spacca, è una serie che spacca, non l'ha mai portata nessuno, l'ho trovata perché cercavo appunto varianti un pochino interessanti della Nuzlocke, ho trovato questa che è fantastica, ne ho trovate altre due, le vorrei fare alla fine dell'Apokalock. Io vi chiedo veramente di essere presenti per questa Apokalock, di seguire la serie, di commentare dicendomi che cosa ne pensate, migliorie che possiamo portare alla serie. Un saluto da ShinyWeeble97, restate sintonizzati perché arriva della roba fantastica. Fantastica. Bella bros!